Mi ricollego a quanto detto dalla signora Bruno per rivolgermi direttamente a tutti i lavoratori e a tutti quelli che sono interessati alla continuità della casa di riposo. Gli accordi sindacali, purtroppo, c'è stata l'impossibilità di raggiungerli proprio per questo. Perché in questi incontri, anche istituzionali, anche in prefettura, ho fatto sempre presente ai lavoratori che nessun accordo si può raggiungere con la permanenza di atti di pignoramento, semplicemente perché laddove c'è un pignoramento, la gestione della casa di riposo viene intaccata inesorabilmente. A ciò si è aggiunto il pignoramento sulla tesoreria che di fatto ha bloccato in tutto e per tutto le attività dell'ente. E se la situazione resta così, la situazione è irreversibile. Quindi si deve necessariamente partire dallo sblocco di questa situazione, da un accordo globale sia con i lavoratori che con la CIRFUD, che assicura in questo momento lo sblocco della tesoreria. Il credito del comune verrà destinato, e l'ho scritto, equamente diviso tra i lavoratori, la CIRFUD e naturalmente la cooperativa che gestisce il servizio, perché la cooperativa ha bisogno di essere pagata per pagare gli stipendi. Ed è al momento l'unica soluzione attuabile per garantire la continuità. Grazie.